Eccoci qua amici, ora di pranzo e io e Costanza abbiamo deciso di mangiare una delle nostre lattughe vive. Nessun trattamento, nessun veleno, croccante, buono. La portiamo a casa a mangiarlo. Mettilo pure nella ciotola. E guardate qua, queste sono delle, come li chiamavamo, senza guscio, lumache senza guscio. Mi dimentico adesso il nome. Comunque per dire che è una pianta viva, prendiamo anche queste foglie che sono tutte vive, taglia lì intorno qua amore. E secondo me uno non ci basta perché anche Vanessa vorrà mangiarlo tutto così com'è. Mangiamo anche questa. Basta che deve nascere adesso, qua nascerà altro, qua. Eccoci amici, un altro ciuffetto di insalata. Che bello, bravo amore. E prenderemo anche un po' d'aglio, ecco, qualche foglia di cipolla fresca, che io la adoro. Non so a voi se piace, ma io adoro mangiare la cipolla, le foglie freschissime. Ecco qua amore, arrivo. Un po' strana questa cipolla, ma è squisita. Ah, c'è anche qua, che bello. E l'aglio. E l'aglio, anche qua qualche foglia, e ne abbiamo un pochettino. Che bello. Anche l'aglio fa tanto bene e nell'insalata ci sta divinamente. Piccolo orto ma tanta soddisfazione, basta poco per mangiare sano. Andiamo, non abbiamo i pomodori ma arriveranno. E qua l'indovinello, che aglio è aglione di Val di Chiana. L'avete indovinato in due, la signora Bianca e Gloria. Grazie tante, che bello, guarda com'è gigante. C'è anche qua l'insalata. Aglio, aglio, finocchio, che farò il pesto in questi giorni. Pesto con le foglie di finocchio. Che bello, ciao! La storia di Mieli. Gioia.